Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Enter the Gungeon. Io sono Leone e siamo qui oggi per giocare una nuova partita. E per essere precisi non so sinceramente con chi giocare. Nella scorsa abbiamo fatto la cacciatrice e siamo arrivati fino alla forgia. Abbiamo consegnato addirittura una parte del proiettile, il riesco supremo per creare il proiettile che uccide il passato. Quindi sì. Potrei provare il Marine per andare a tutti quegli altari. Che secondo me, lo dico a sentimento, per me c'è qualcosa. Cioè, per me c'è qualcosa, nel senso, c'è uno dei componenti per il Nesco Supremo. Secondo me. Poi lo scopriremo. Abbiamo già parlato con loro, con lui purtroppo la volta scorsa non ce l'abbiamo fatta. E quindi direi che è il momento di andare. Abbiamo già comprato tutto quello che possiamo comprare. Andiamo, vai. Via. Creazione Gungeon. Sto giocando con la finestra aperta. Spero non si senti troppo. Il Marine l'ho già spiegato. Non voglio ripetervi ogni episodio come ho fatto con la serie di Isaac. Perché sennò mi sale la tristezza. Non mi piace tanto come personaggio. Però è effettivamente utile perché mi permette di ottenere potenziamenti anche senza sprecare monete. E l'idea è quella: andare nelle foglie senza sprecare chiavi e roba del genere. E poter aprire magari una chest. Se dovrebbe essere forse sul 50% la possibilità che funzioni quella cosa. Comunque, almeno aprire una chest tra le due del piano e magari ottenere un minimo potenziamento. Non dico tanto. Armi Kaz, esplodi. C'è un altro. Vabbè, quello lì purtroppo esploderà in quella zona. E va bene. Però, cioè, la volta scorsa, ok, era forte il nemico e non conoscevo i pattern. Quindi mi ci devo abituare ai pattern di per sé. Ed è una cosa importante, ovviamente, voi dite. Beh, ovvio che è importante, però vabbè. Abituato ai pattern, secondo me riesco anche a batterlo abbastanza facilmente. A parte l'ignoranza che trapelava di per sé da lui, non era sto granché. Devo dire la verità. Era quel Arcoso, sono quelle. Mi hanno detto che rollandoci sopra, esatto, si possono uccidere i blobuloidi piccoli. Quindi lo faccio io. Cioè, grazie per avermelo detto. Ovviamente siete molto più esperti di me. Ma io, cioè, non mi sono. Allora, io il gioco l'ho comprato poco tempo fa. Non mi sono spoilerato nulla. Mi dico che avrò sì e no una ventina, ma neanche. Quante ore ho sul gioco? Sono finito e sto piano, vado a controllare. Però per dire, sono estremamente poche. Tutto ciò che so è soltanto il livello di esperienza per i pochi video che ho visto, perché non ne ho guardati neanche tanti. E per il fatto principale che non è esattamente il mio primo gioco. Anche se tipo, questo è più simile Bullet Hell di Nuclear Throne. Secondo me, Nuclear Throne a un certo punto diventa talmente tanto casino che devi sopravvivere a livello di potenziamenti. Quante ore di gioco ho su Enter the Gungeon? Andiamo, Enter the Gungeon, Enter the Gungeon. C'ho 18 ore, non ne ho neanche 20, per dirvi. 18 ore di gioco sono estremamente poche per un gioco di questo calibro. Quindi è normale, non sono un esperto. Però essere già arrivato al quinto piano mi va bene. Spero tantissimo di riuscire a uccidere entro l'episodio 20 il mio primo futuro. Cioè, il mio primo passato, uccidere il futuro è una cosa brutta, eh. Uccidere il passato. Il mio primo passato. No, dobbiamo proteggere quella cosa lì con tutto noi stessi. Con tutto quello che abbiamo nostro. Perché se perdiamo quel barile, mi butto da un fossato. Sinceramente, non sto scherzando. Va bene, una sola ondata? Ok, grazie. Mi sa che quel barino ce lo dovremmo scarrozzare, eh? Eh già. Ok, vediamo qua cosa c'è di bello. Oh, se è ancora in circolazione. Sì, purtroppo mi dispiace. Ma perché cavolo? Cioè, non ci sono macchine, ma sta passando un aereo. Cioè, sta atterrando un aereo davanti a casa mia a intralciare il traffico. Va bene, ok. Ma che cavolo? Ma perché? La cosa più importante, ma per come? Vabbè, fa nulla. Comunque, ora che abbiamo. Per dire, parliamo di cose a caso sul canale, visto che stiamo giocando a Enter the Gungeon e non so bene a cosa mi voglio riferire.
Ora che ho il microfono buono, la prossima cosa che voglio prendermi è la webcam. Perché se ce la faccio. È ovvio. Mi faccio sfregare. Ah, quanto odio il grimaldello. Sei inutile, grimaldello. Comunque, ora che ho un microfono buono, il mio prossimo obiettivo per il canale è comprarvi la webcam. Sì. Perché se ce la faccio, voglio fare i video. Voglio mettere la mia facciozza in tutti i video, quantomeno. Giusto perché sì, perché io non ho avuto mai problemi a mostrarmi su YouTube. Quindi, aia, l'hanno preso perché mi sono distratto. Ho chiuso gli occhi, in realtà, per essere preciso. E quindi, va bene. Dov'è la storia con il fuoco? Gioco? Qui? No. Qui sopra non è. Qua non dovrebbe essere. Oh, no, è qui, qui, bene. Ce n'è uno tipo qua, quindi di barile da quel che ricordo, sì. Quindi, ok, così. Aspetta, ti lascio scorrere fino a qua, poi ti faccio così e ti libero qui. Dovresti poter entrare qua dentro, bravo barile. Ok, ti spingo adesso piano piano fino a lì. E poi tutto va bene. Se alzo questo tavolo. No! Ce n'è un altro! Che palle! Ci ho fatto. Ok, adesso sarà ancora più lenta. Sì, perché devo andare nell'altro piano. Non andare in quello segreto, purtroppo. Così via che. Così. Ah, Dio santo. Così. Così. Oh, ok, sta proseguendo. Prosegui, prosegui, prosegui. Ok, blocchiamo qua, dovrebbe esserci quasi, magari un po' più in basso. Sì, un po' più in basso, quindi faccio così. Poi faccio cosa? Mi piazzo qui. Giochiamo con i barili, Dio santo. Doveva essere uno sparatutto un tempo. Dovevano essere video di sparatutto. Adesso non faccio l'eroe di prima. Mi posiziono il coso tipo qui, così dovrebbe bloccarlo e io posso spedirlo. Là sul coso, giusto? Perfetto. Oh, completato. 20 minuti per fare sta cosa, by the way. Ora, andiamo là e sblocchiamo il piano sotto, anche se non ci andiamo subito. E magari ottengo una chiave extra. Sì, magari. Una e due. One e dos. Perfetto. 48. Due blank. Andiamo ad affrontare il boss. Arma base. Saltiamo l'animazione, sul trono di piombo, re Pallottolus, non siamo in condizioni da poterlo battere facilmentissimamente parlando, però dovrei comunque riuscirlo a battere, ci sono almeno un cuore di vita in zona. Quella rotoschivata, quanto era pelo? Troppo per i miei gusti. Ok, no, adesso fa quell'attacco. Ok, la sto facendo troppo pelo le rotoschivate. Devo stare attento al suo, diciamo, consigliere. Sì, credo che sia vagamente un consigliere quello. Dovrei stare molto attento perché si suicida facendosi esplodere. Ovviamente niente munizione eccelsa per questa volta. Ma fa nulla. Là l'hanno preso. Che bella la mia vita. Non ci posso fare nulla. Ce lo uccidiamo? Sì, dai, ce lo uccidiamo. Perché se no si suicida esplodendo su di me. E non mi piace quando uno si suicida esplodendo su di me. Ovviamente l'arma base di questo personaggino non è per nulla forte. Quindi è ovvio che io mi piglio un po' di danni. Ok. Ah, è esploso perché non ho ottenuto neanche un'arma potenziata. L'arma che vorrei trovare, che non trovo ormai da un bel po', però so che c'è, è la K47. Che sì, ok, usiamo il blank qua, perché è una situazione un po' pelosa. E dovrebbe mancare poco. Un'altra scarica di proiettili. Un colpo. No, due. Rotoschivata sbagliata, un altro danno. Un cuore me lo dovrebbe dare, in teoria. In teoria. Ok, me ne ha dati ben due, meglio così. Raggio gamma, verde morte, non fa tanti danni. C'è una chiave qua? Dimmi di sì, ti prego. Ok, c'è una chiave perché
io ve lo dico qua sinceramente, voglio aprirmela quella chest, me la apro tutta. Ok, devo arrivare adesso senza prendere danni fino al prossimo piano. Aumento di velocità, stivali pesanti, baricentro basso. Ok, grazie per tutta la roba che si è aggiunta. Aspetta, cosa che aggiunta? Restrengo atto eterno anche quando in balia di una forza travolgente. Quindi ciò significa che tipo se mi spostano per far cadere da qualche parte dovrei resistere allo spostamento. Non male, dai, non male, c'è di peggio. Dai, andiamo qua, scendiamo qui sotto. Ok, l'altare lo dobbiamo prendere per ultimo. L'obiettivo è andare in tutti quei piani speciali. Fogne dell'oblio, mi sa che questo. Allora, l'episodio 9. Sì, non so, no, non dovrebbe essere ancora l'episodio in cui posso guardare la wiki. Però, se devo, mi guarderò la wiki per scoprirlo, sapete? Per scoprire a un certo punto se necessito di guardare la wiki per i piani dopo, me la guarderò, vi avverto. Globuloide mutante, credo che sia quello il nome più o meno. Vabbè, leviamoci velocemente questo veleno dalle scatole. Letteralmente è un veleno. Ok, eliminiamo il pipistrello. Il prossimo episodio. Questo esce di lunedì, video, giusto? Ah cavolo, avrò già registrato per lunedì, allora nulla, non posso chiederlo. Allora, per l'episodio 15, che cosa volete sull'Armonomicon? Allora, per il prossimo episodio probabilmente leggerò globuloidi, i globuloidi, i pipistrelli e quelli che abbiamo scoperto nuovi di proiettoloidi, quindi anche, vabbè. Quelli che abbiamo scoperto noi proiettoloidi. E poi vedrò al limite l'aggiunta di qualche boss, giusto perché sì. Che palle, l'altro anno stupido non mi è piaciuto. Butta di scatole perché non abbiamo ottenuto un'arma potenziata. Scusate, io faccio così. Sì, io faccio così. Perché tanto questo raggio non è molto forte, eh. Io ne sono consapevole, ma il gioco no. Ma io sì. Contro il boss probabilmente lo utilizzerò, però no. Dai, dammi una buona arma scontata, ti prego. No, niente arma addirittura, proprio si strozzo. Sì, ti voglio bene anch'io. Vediamo cosa c'è qua. Niente ancora. Ah, sto failando tutte le rotoschivate, devo proteggermi. Se mi failo tutte le rotoschivate, devo proteggermi. Non sto giocando bene. Anche il fatto che ho delle armi proprio di livello talmente infimo che mi viene difficile giocare bene. Devo purtroppo sfruttare il raggio gamma per combattere i nemici qua. Perché sennò rischio di morire male. Dopo che li avveleno posso evitare di colpirli con altri colpi a raggio gamma. Perché comunque si pigliano un po' di danni da veleno. No, il raggio gamma fa veramente un danno infimo. Cioè, inutile dirlo, ho bisogno di armi. Ho bisogno assoluto di armi, quella rotoschiva non l'avevo visto. C'è da dire che stiamo giocando in modalità belva, eh. 90%. No, sono un coglione. Blank qua. Ci liberiamo la stanza velocemente. Sono un emerito coglione. Torniamo indietro e recuperarci quel mezzo cuore. Ah, adesso sono in panico. Cavolo. Non voglio morire così presto. Buttare una partita non mi piace mai come cosa. Perché sono ritornato qui? Teletrasportandomi e non andando direttamente? Non lo so. Dammi un'arma buona. No. Quei due velenosi invece. Levatevi. Ho paura. Andiamo qui.
ci recuperiamo uno e un cuore intero. Cuore dimezzato non posso prenderlo, mi fa bene. Poi torniamo indietro, torniamo indietro con calma. Torniamo indietro, entriamo qua e l'apro. Mi ha dato un'arma che è un saettatore, il fulmine in un proiettile. Armi energetiche create da Gungeon. Dov'è un vecchio armi in fondo? È tutto in unica arma. Sembra carina, farà abbastanza danni, non lo so. Questo però mi fa usare queste stanze normali perché c'ho panico. C'ho estremo panico. Comunque, possiamo vedere una sinergia che non abbiamo mai notato finora. Possiamo elettrificare l'acqua in questo gioco, non ve l'ho mai detto, però possiamo elettrificare l'acqua per fare in modo di far subire danni da fulmine ai nemici. Ora ci affrontiamo il boss, poi continuiamo il piano. Il boss ovviamente è Blobulord, che dovrò leggere la sua descrizione, devo ricordarmi questa cosa. E andiamo, andiamo assolutamente. Blobulord, generale a 4 stelle, senza blank. Fulmine, quanto fai? Estremamente meno di quanto avrei mai pensato. La giogamma fa più danni. Scopriamolo. E mi sembra più, non più dannoso, ma più costante, ecco, perché lo abbiamo avvelenato, ecco perché. Oddio, mi sono schivato quell'attacco che non riesco mai a schivare. Ho capito forse come funziona Blobulord. Forse. Forse. No! Ho sbagliato una rotoschivata così stupida. Cioè l'ho sbagliata perché ho premuto male il tasto. A posto di mollare i tasti, l'ho premuto male. Ah, però spara molto in fretta se voglio questa cosa. Oddio santo, ci mancava poco che mi colpiva quello. Ok, Blobulord è morto. E ora sono tranquillo. Ciao Blobulord. Ti prendo a rotoschivate. Quelle mini Blobulord. Ok, Corsar, ma la possiamo utilizzare, stanza normale. Dai, uccidiamo Blobulord. No, non voglio ucciderlo. L'ho già ucciso altre volte. Ok, ora completiamo il piano per ottenere anche l'altra cosa e per sbloccare il personaggino. Perché c'è un personaggino qua nascosto. Il veliero lo utilizzeremo. Ci utilizziamo quest'arma per le stanze perché rimbalza più di una volta. Quindi dovrebbe colpire, sparare anche pochi colpi. Sono un coglione, sono un emerito imbecille. Merito di morire male in questa partita. L'autoschivata si è fatta bene. Funziona, comunque, by the way. Cioè, non l'avevo mai notato, ma... Ok, grazie per avermi detto sto fatto di poterti uccidere rotoschivandoci addosso. In ogni caso è buona come cosa. Ricarichiamo quest'arma. Quest'arma contro i boss non è eccelsa, vero? Ma è un boss come Gorgarma. Bah, può essere. Cosa c'è qui? Stanza normale. E tipo, questa qua, se la riuscisse... Non è acqua, quindi non la elettrizzo, giustamente, dice il gioco. Interessante, però se ci fosse acqua potrei elettrizzarla. Fai così e lanciamolo via qualcosa. Andiamo avanti. Secondo me quest'arma contro il boss non è così pessima. Che palle, vero? Ci sto prendendo esageratamente troppi danni, sarà estremamente dura farcela. Non ho armi però forti contro i boss, proprio mi mancano le armi buone, ecco. Questo è il problema della partita, perché non ho armi buone che posso dire come
Che so, questa qua la uso nelle stanze perché so che è per le stanze. Questa qua la uso nei boss perché fa molto danno, come l'alveare, per esempio. Quindi la uso nei boss. Non ne ho armi di questo tipo. Non è una partita del genere, purtroppo. E qua mi hanno preso un po' impreparato, purtroppo. Ho la vaga sensazione che quest'arma continui a rimbalzare finché colpisca. Finché colpisce qualcosa. Vaghissima sensazione, eh. Poi quando non colpisce più nulla, non rimbalza più. Sì, sì, però non male come è fatto. Dai, andiamo dal nemico lì. Quello lì, buffo lì. Ciccio buffo. Dai, voglio sbloccarmi un nuovo personaggino, che così almeno riempie un po' l'entrata del varco. E magari, che ne so, mi danno dei vantaggi. Non lo so se ci sono potenziamenti in gioco, il fatto è questo. Mi piacerebbe tanto scoprirlo. Potenziamenti iniziali, che ne so, mi dai top crediti egemonici, ti faccio entrare con la K. Non so se c'è una cosa del genere. Perché quello è sarebbe molto. Ah, non mi viene il termine, adesso cerco di farmelo venire. Buona. Con un solo proiettile quanti ne lì, no? E se li triggerò bene. Vabbè, ne ho eliminati abbastanza con un solo proiettile, eh. Da dire. Mi sento appagato di me stesso. Dove cavolo si trova il nemico? Qua. Nella zona qui. Ok, visto che potrebbe essere anche un mimichio, vado prima a aprire la cesta. Mentre il prossimo piano io non apro ceste. Io non le apro finché non trovo l'altare, cosa che spero di trovare subito. Non le apro manco morto. Già sappiamo. Ciao Blobulord. Tu ci hai provato ad arrivare qui. Anello della forma eterea. Riposo etereo. Eterno, riposo eterno. Oh, Dio santo. Completamente temporale. Questo mio anello costruito in indosso e attraversare i piani eterei per un breve periodo di tempo. Oltre all'invisibilità, l'incorporeità permette anche di volare. Occhio a non cadere quando torni. Interessante, perché il volo potrebbe ritornarci utile. Ok, adesso andiamo qua. Vediamo cosa c'è qui dentro. Evitiamo di suicidarci in un modo strano. E tutto andrà bene. Dai. Cosa c'è qua? Questo qua lo conosco perché l'ho visto nella prima file. Non lo leggo neanche. Praticamente lo troviamo ogni tanto nei piani. No. 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 Non ci credo. Muori. Muori male. Muori male. Cioè, non ci credo davvero che mi ha fatto sto scherzo. Cioè, io adesso provo a fare una cosa importante. No, non mi fa passare. Fammi passare, maledetto bastardo. Dovrei essere incorporeo. Cioè, non. Ho fatto tutto ciò per quella cosa. Ho sprecato un sacco di energie. E ovviamente, ripeto, ovviamente, perché il gioco mi vuole bene. E cosa succede? Non posso passare. Perché? Perché si blocca la chiave. Perché usando il grimaldello, già di tutto lo trovo con la chiave. Usando il grimaldello si blocca. Grimaldello, quanto è stato utile questa partita? Meno di uno. Dio santo. Aspetta, dico, vabbè, sono stato così sfigato. Beh, era buona almeno, dai. Funzionerà il grimaldello. Dico, non mi sembrava così tanto brutta, come idea. Chiedo scusa a me stesso per averci anche solo provato, gioco. Chiedo scusa assolutamente, perché sì, a questo punto deve essere che ho fatto la cosa di male. Potevo ricaricare raggio gamma, ma no. Pelli, tanti pelli qua. Secondo piano, ovviamente non abbiamo né. Non abbiamo nulla per sbloccare la cosa. Ma sono io che imbalzi di sto coso, sono letteralmente fatti col culo. Vabbè, non che mi do problemi, però. Non di certo non mi rassicura vedere che i balzi sono fatti col sedere di sta cosa, però va bene. Usiamo questa arma. C'è perché abbiamo scoperto che non è per boss. Cioè, va bene. Magari la Gorgarma la subisce. La raggio gamma, no. Quest'arma dovrebbe elettrificare le zone d'acqua. Ovviamente non abbiamo ancora visto zone d'acqua. Zone d'acqua. Zone d'acqua ti dovrebbero far prendere molto più danno. Invisibilità e incorporeità non è male come cosa. Di base. Non credo che ne freghi molto alcuni nemici che tu sei invisibile. Però il fatto di poter volare, quello invece è una cosa utile, perché ci sono nelle miniere, se non erro, una zona che potrebbe essere utile poter volare, credo. Ovviamente sto sparando un sacco di colpi a muzzo di sta cosa. Perché sì, così almeno magari
Levati, ovvio. Ok. Tu sai quanto mi hai fatto il pelo lì. Cioè, sono due per giunta di questi qua. Che prevedono dove vado. E sono low life, ovvio. Ho sbagliato la seconda volta oggi. Questa partita è stata brutta. Mi ha ucciso dentro il fatto che quel coso mi ha rovinato. Cioè, ci sono rimasto troppo di merda. Lo dico chiaramente. Sì, davvero ci sono rimasto di merda. Vabbè, prossima partita la giocheremo, credo, col Marine. Forse. Quindi qua da Leone ragazzi, in ogni caso è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, se è piaciuto il video vi ricordo di iscrivervi, commentare, lasciare un mi piace. Ciao a tutti ragazzi, al prossimo video, ciao!